Il GIP di Potenza ha emesso un nuovo decreto di sequestro nei confronti degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto su richiesta della stessa procura dopo la trasmissione degli atti della sezione distaccata della Corte d'Appello di Taranto che lo scorso 13 settembre aveva annullato la sentenza di primo grado del processo a carico di 37 imputati e tre società. Nonostante il sequestro, lo stabilimento, grazie ai vari decreti Salva Ilva, comunque continuerà la sua attività. L'atto è stato notificato nelle scorse ore ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia ed Ilva in amministrazione straordinaria.